Ed eccoci ritrovati in un nuovo appuntamento per conoscere da vicino un altro candidato sindaco di uno dei 7 comuni della provincia veronesi, chiamati alle urne. Sicuramente una conoscenza assolutamente ben conosciuta dai cittadini di Casteldazzano. Oggi torniamo lì dove la sfida politica si fa particolarmente intensa. Matteo Scolari, sempre insieme in questa che abbiamo definito un po' una maratona elettorale, ma è doverosa per fornire a tutti i cittadini gli elementi necessari per un voto consapevole. Assolutamente, una maratona dovuta perché sono 25 i candidati, 7 i comuni, tantissimi, decine di migliaia, insomma, i concittadini della provincia veronese che si recheranno al voto, circa il 9%, una percentuale appunto molto molto elevata. Casteldazzano, ricordiamo, non supera la soglia dei 15.000 abitanti, è al di sotto, all'incirca 12.000, per cui non è previsto nemmeno il ballottaggio, per cui si vota il 14 e il 15 di maggio, il 15 di maggio al pomeriggio, tardo pomeriggio, si saprà chi sarà appunto il nuovo sindaco. Io do il benvenuto a Franco Bertaso, candidato appunto Buongiorno. e politico di lungo corso, perché adesso Elisabetta ci farà un quadro. Ha iniziato addirittura l'anno dello scudetto del Verona, 1985. Insomma, una lunga davvero esperienza politica, poi sentiremo anche le motivazioni che l'hanno convinto a tornare in pista per essere il primo cittadino di Casteldazzano. Diciamo, 85 inizia la prima esperienza in consiglio, è stato presidente della biblioteca di Casteldazzano, dal 93 assessore ai servizi sociali e anche vice sindaco, questo fino al 2001. Nel 2003 tanti cittadini lo ricordano perché per due mandati appunto è stato il sindaco di Casteldazzano. Ricordiamo, perché poi è un elemento che andremo a ricondurre alla sua spiegazione, diciamo, di motivazioni, che nei suoi due mandati Panuccio, attuale sindaco, era proprio un suo assessore, quindi vedremo insomma come sta procedendo anche questo duello, diciamo, tra conoscenze di persone e anche come politici. Franco Bertaso si presenta con una designazione condivisa da Fratelli d'Italia e Forza Italia, la sua è la lista civica centrodestra con Bertaso sindaco. Ricordiamo che a supporto c'è anche il terzo polo, l'Unione Centrista di Italia Viva e Azione. 66 anni, medico, passione per la montagna, sposato e due figli. Prima di iniziare le domande, mi permetta, insomma, visto che è medico, una brevissima parentesi dal punto di vista professionale sul biennio che abbiamo lasciato alle spalle, per fortuna, anni difficili per voi medici. Anni molto difficili per noi medici, per la cittadinanza ovviamente, ma soprattutto ci ha indotti a un lavoro superlativo per la situazione grave che si era creata e per le attività annesse e connesse di prevenzione e di vaccinazione dei cittadini. Ricordo che il mio centro ha fatto circa 10.000 vaccinazioni di tamponi, più o meno altrettanti, e continuiamo ancora a farne anche oggi, perché ricordo che il Covid non è finito e che le persone fragili possono essere veramente suscettibili di gravi complicazioni da parte di questo virus. Ha fatto bene a ricordare anche questa, Una nota medica è importante, importante. assolutamente. Bene, facciamo partire il nostro countdown, 15 minuti tutti per Franco Bertaso. Ovviamente la prima domanda verte proprio su quello a cui accennavamo, cioè possiamo definire Bertaso, Panuccio, un po' una sua creatura politica, che effetto le fa vederselo avversario in questa tornata? Ma in certo senso mi dispiace. Io nel 2013 ho lasciato il campo libero, ho lasciato il consiglio comunale e quindi per lasciare spazio a nuovi avventori, diciamo, ecco, nella politica, spazio a nuovi consiglieri, spazio a giovani. Mi aspettavo che anche il mio ex assessore facesse altrettanto, perché così dovrebbe andare, insomma, lasciare la democrazia e quindi rilanciare un turnover, ecco, che potesse dare nuova linfa, diciamo, al Consiglio Comunale e alla politica amministrativa di Casteldazzano. Ecco.
Sì, forse poi... dall'altra Panuccio però si aspettava il suo supporto verso insomma, la sua nuova candidata sindaca che abbiamo visto essere nella Guadagnini. Ma il supporto lì probabilmente avranno loro preso degli accordi eccetera, ma non certo quel sottoscritto. Io in primo tempo ho detto che le cose non mi interessavano eccetera, avevo consigliato di lasciare il campo libero e indipendentemente da chi fosse qualche altro candidato, potesse essere anche la Elena Guadagnini o altri, insomma, ecco, ci sono forze della stessa area in campo a Castelazzano che avrebbero potuto, diciamo, rimescolare un po' le carte, insomma, ecco. E quindi questo non è stato, perché per me essere sovrastati da un vice sindaco non è concepibile. Ecco, dicevamo 2013 l'ultimo anno da sindaco, poi un lungo stop, 10 anni. Cosa l'ha spinta a decidere di scendere nuovamente in campo dopo un periodo di tempo così lungo? E soprattutto, ecco, lei pensa che diciamo fare sindaco oggi sia comunque diverso rispetto a 10 anni fa, visto come si è evoluta anche un po' la nostra società? Guardi, 10 anni fa, i miei 10 anni forse sono stati i più difficili, sono stati anni straordinari per certi versi, per le opere fatte, eccetera, per il volume, diciamo così, di finanziamenti che abbiamo gestito, c'è circa 17 milioni di euro in quei 10 anni lì, un sacco di opere fatte, e è stato difficile perché ho avuto una forte contrapposizione, non credo. Allora, nelle legislature, diciamo, ecco che ultime due, è stata una passeggiata per chi era al governo a Castelazzano, insomma, ecco, rispetto a quello che è stato nel mio mandato, nei miei mandati, insomma, ecco. Quindi avevo in contrapposizione la Lega e soprattutto una opposizione veramente accanita, insomma, ecco, che ha creato delle problematiche notevoli, diciamo, all'amministrazione, anche dei rallentamenti. Comunque, insomma, alla fine è stata, diciamo, il bilancio è stato molto positivo. Non è che avessi molta intenzione di ricandidarmi, per la verità, insomma, perché, come dico, la mia vita, dico sempre, è fatta a compartimenti stagni e bisognerebbe chiudere, però... di fronte a questa situazione, diciamo, che si va verificando, e anche la richiesta da parte di molti miei amici concittadini e politici di area, alla fine ho ceduto alla passione. Che quella non muore mai, proprio. Che quella non muore mai, e quindi vabbè, ci troviamo su due fronti opposti, ma come concorrenti, avversari, non certo nemici, insomma, ecco, che comunque vorrei che questa fosse una campagna onesta, leale, corretta, insomma. Ha definito la sua candidatura una sintesi ideale di tematiche di destra e di sinistra, ecco, il fatto di aver convogliato su di lei visioni anche molto diverse e molto lontane apparentemente, può rappresentare secondo lei un difetto o una sua capacità di essere riuscito a mettere allo stesso tavolo più forze politiche? Ma questa è sempre stata la mia capacità, veramente. Io provengo dalla DC ed era l'unico partito che metteva insieme tematiche di destra e di sinistra, che nessun altro partito può, ok? Quindi ho conservato questa scuola e questo pensiero, per cui credo che di buono c'è a destra e c'è a sinistra. E il fatto di essere un moderato che guarda a destra, perché insomma, ecco, e questa capacità mi consente di aver messo insieme delle forze che coalizzate, che riescono a garantire delle soluzioni e delle innovazioni, delle progettualità che diversamente non sarebbero valorizzate, insomma. Rivendica dal punto di vista politico il contatto diretto con il governo Meloni, una filiera, certo. Vista anche, insomma, la presenza di numerosi esponenti del partito alla sua serata di presentazione. Sì, c'è una filiera che va dalla provincia alla regione al nazionale, e quindi al governo, e che noi
possiamo ovviamente utilizzare. C'è stato Massimo Giorgetti, ha detto noi siamo la cassetta degli attrezzi per voi, quindi ecco, bisogna aprire questa cassetta e prendere quegli attrezzi. Peraltro devo dire che per esempio Fratelli d'Italia, anche prima, in sigle diverse, eccetera, sono sempre stati presenti a Castellazzano e hanno dato sempre una grossa mano. Passiamo al tema del traffico, insomma, e in particolare la variante della Statale 12, se ne parla da oltre 30 anni, la Regione, insomma, attraverso le parole della vicepresidente veronese Elisa De Berti, sta dicendo, insomma, che si sta arrivando più o meno a una fine di questa opera, attesa da anni. Insomma, secondo lei siamo davvero, come viene detto, a una svolta finale? Soprattutto da sindaco, immagino dovrà occuparsi anche di questo tema. Allora, noi ci stiamo sotto, ovviamente, insomma, ecco, appunto per i contatti che abbiamo e così, però devo anche dire che ne sento parlare da 40 anni ormai, no? E quindi sono passate delle legislature, dalle precedenti, la mia e questa ancora più recente, e quindi non mi azzardo più di tanto, però vedo che quantomeno c'è un progetto definitivo, c'è un mezzo finanziamento, eccetera, però non c'è completamento di finanziamento. E quindi cosa si potrà fare? Potrebbe essere che si faccia anche a stralci, cioè, quindi da quel punto di vista lì, perché a noi serve un bypass su Castellazzano, come per Vigasio, come è stato per l'Isola della Scala, anche se non è completo, con l'abboccamento sulla Statale 12, poi dopo a sud di Buttapietra, può anche non interessarci il completamento, diciamo, per sgravare di traffico gli accessi principali, insomma, ecco, che sono due direttorie che da nord a sud, sia quella di Castellazzano, cioè di Vega Civetta sull'SP25, e quella che proviene invece Rizzazzano, eccetera, certo. Perché il traffico è oltre i 20.000 veicoli al giorno, supera addirittura la Statale 12, la quale gode, diciamo, di un bypass sulla 424, d'altra parte, insomma, ecco, quindi... Cioè. Bertaso, da politico, da osservatore, da cittadino e anche da medico, visto che la domanda calza a pennello, qual è lo stato di salute di Castellazzano alla luce di questi ultimi due mandati e che cosa andrebbe a completare nella sua idea di città per Castellazzano? Allora, mia idea, diciamo, c'è sempre stato qualcuno che ha messo il primo mattone in tutte le cose, no? E quindi nasce anche da lontano, e fortunatamente i sindaci che si sono succeduti hanno continuato a costruire su quel mattone, eccetera. C'è ancora da costruire su quel mattone, su quel muro, e per esempio le cose che più ci stanno a cuore, diciamo, per Castellazzano è l'ambiente, e quindi guardiamo il compendio del castello, in sostanza, che noi avevamo già acquistato a suo tempo con l'allora sindaco Testini, e poi sviluppato, restaurato, inaugurato da me, e il parco, e anche quello, le sorgenti del castello, che attualmente sono 83.000 metri, ma ne aggiungeremo a breve 32.000 a nord, e poi a sud-est credo che più o meno saranno poco meno altrettanti, insomma, ecco, quello è una progettualità che è da portare avanti, insomma. Ma in salute Castellazzano o? In salute, dal punto di vista sociale, probabilmente. Sì, dal punto di vista, insomma, del territorio sociale, economico, territorio. Viabilità, insomma, come la vede? Allora, dal punto di vista, viabilità, diciamo, è la tragedia che abbiamo, continuiamo a vivere tutti i santi giorni, perché ovviamente, insomma, ecco, c'è un problema di deflusso del traffico, purtroppo sono state fatte anche, diciamo così, delle deviazioni di asse, eccetera, dei dossi e così via, che hanno rallentato ulteriormente nel tentativo di renderlo più sicuro, ma probabilmente bisogna studiare delle forme diverse da questo, perché questo ha rallentato ulteriormente, creando ulteriormente traffico in cui non si riesce a penetrare nelle ore di punta, insomma, ecco. Quindi da quel punto di vista lì stiamo male.
dal punto di vista di sviluppo direi che è una città, insomma, che ha i suoi servizi, quindi benissimo, diciamo, i servizi come gode la città sostanzialmente, sia di trasporti sia di altri servizi primari, tipo anche la sanità, il nostro centro, eccetera, che è stato favorito ovviamente dalle leggi regionali, eccetera, e poi dai distretti, dall'ASL, insomma. E quindi da quel punto di vista è un paese che ha le sue problematiche della periferia, nel senso che c'è un turnover continuo di cittadini nuovi, per una parte stranieri, eccetera, quindi che provengono, come è un po' dappertutto, insomma, però in queste periferie che vanno e vengono c'è una situazione, diciamo, di un turnover di 500-600 persone all'anno che arrivano e se ne vanno. Quindi questo, mancando una stabilità e la possibilità di fare rete sociale su questo, anche se ci sono le associazioni che fanno di Si tutto per impegnano. favorire, si impegnano, ecco, anche per cercare di integrare quelle persone che arrivano dall'esterno o stranieri, insomma, ovviamente il turnover non aiuta perché spesso non sappiamo neanche dove sono. Ecco, io mi collego a questo tema perché avendo fondato, insomma, a fine anni 80 la biblioteca, evidentemente ha una sensibilità nei confronti di questi aspetti. Quindi, oltre, diciamo, alle politiche sociali, anche le politiche giovanili, ecco, quali sono, diciamo, i progetti, qualora diventasse sindaco, per cercare di favorire ancora una volta rispetto a quegli anni questo tessuto? Allora, per favorire questo istituto pensavamo, uno, l'estensione del wifi nelle piazze, eccetera, in modo che i ragazzi del muretto avessero questa disponibilità, insomma, ecco. Secondo, di diffondere una cultura civica fra i giovani, iniziando dalla scuola media, per esempio, rifondando il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ripensandolo anche dei ragazzi, dei giovani, che peraltro esistono dei finanziamenti regionali per questo, che io avevo già introdotto negli anni, quindi non è una novità, siamo stati i Certo. secondi a livello italiano Nazionale. a quel tempo. Quindi ecco, le politiche, ovviamente, favorire degli spazi per i giovani, abbiamo già dei centri funzionanti, diciamo, che sono dedicati ai giovani, c'è un centro anziani che ha una disponibilità anche per i giovani, ma si sa, i giovani fanno presto anche a invecchiare, diciamo, quindi a cambiare ogni anno, è un'età diversa, insomma, per cui l'impegno che può mettere un giovane in questo oggi c'è, domani pensa ad altro, A insomma, proposito di giustamente. anziani, è arrivato sul tema della casa di riposo che è nei suoi punti Sì, programmatici. esatto, noi pensiamo alla casa di riposo perché è un problema abbastanza drammatico, per cui non si trovano inserimenti, e pensavamo a forme di convenzionamento anche con quello che è la casa di riposo dei comboniani, per esempio, insomma, ecco, quindi a livello locale in modo di favorire l'inserimento dei nostri anziani, anche, diciamo, impegnandoci noi, insomma, ecco, come in termini, economici. Ecco, in maniera telegrafica, perché mancano 30 secondi, l'opera che l'ha resa più orgogliosa, l'opera, l'iniziativa da sindaco, quindi 10 anni fa, e quale potrebbe essere invece il progetto simbolo di un eventuale nuovo mandato del sindaco Bertaso? Diciamo, il progetto simbolo è quello di arricchire ulteriormente il compendio del castello, diciamo, che poi è stato quello perché in quegli anni che è stata una transizione veramente per Castellanzano, di civiltà ma anche di socialità, perché Castellanzano sembrava un dormitorio prima, questo ha aggregato tutto il paese. Bene, è rispettosissimo dei tempi. Ringraziamo Franco Bertaso per la sua partecipazione. Speriamo di aver dato un contributo di utilità verso un voto consapevole anche per Castel d'Azzano. Insomma, ma la nostra maratona di incontri prosegue anche nei prossimi giorni. Quindi, grazie quindi Franco Bertaso, grazie Matteo Scolari. Insomma, torniamo Grazie, ancora a questi studi. grazie a Bertaso, insomma, per essere stato con noi questa sera. In bocca al lupo. Grazie a Grazie a tutti voi, voi. grazie.